Ascolto di te, Signore, e della tua parola, e proprio per questo veniamo, abbiamo desiderio sempre di regalarci questo momento, quando è possibile, quando uno ce la fa, di regalarcelo perché poi costituisce un aiuto per il cammino nella fede, e di un cammino fatto insieme. E quest'oggi scelgo ancora di farmi accompagnare da un salmo di gente in cammino, e anche una delle sollecitazioni belle che c'è nella lettera pastorale del nostro Vescovo, ma poi perché davvero corrisponde a quello che abbiamo in animo, al desiderio che ci sta conducendo. E allora proprio questo può essere per noi occasione propizia di ascolto e di preghiera. Certo, avere uno spazio più ampio del solito per poter ascoltare consente di entrarci fino in fondo nella ricchezza della parola del Signore. Questo salmo, ora anzitutto lo ascoltiamo. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la rondine nel nido, dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende dei malvagi. Perché sole e scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Lo Spirito ci aiuti ad entrare, perché anche questa non è soltanto una preghiera estremamente ricca e intensa, ma è anche davvero dono che accompagna il cammino. Ti accorgi che non puoi mai dire lo dico adesso e poi non lo dirò più. Ciao, su, c'è posto. No, perché ti accorgi che diventa un tracciato importante, prezioso di vita, no? Come un desiderio del tutto inarrestabile dell'uomo, di ciascuno di noi, verso il Signore. È proprio questo. È il piccolo segno di apertura con cui il Salmo ha avuto l'inizio. Ma il cammino è il cammino di una vita, è un'avventura dello spirito. Il cammino è davvero un'intensità che tu scegli dall'interno del cuore. Perché? Perché ti metti in cammino? Perché scegli di metterti in cammino? Magari sei in una condizione stabile di vita, di casa, di gruppo, di comunità, di compagnia, di situazione. Perché ti metti in cammino? E questa è un itinerario dello spirito. E lo spirito, vedi, non può trovare casa. Per dire, adesso sta qui, adesso sta qui e mi fermo, ormai quello che era necessario ce l'ho tutto. Quando sei a tu per tu con Dio non è questo l'atteggiamento. Ma perché? È perché in fondo
tu ti metti in cammino perché sai che c'è qualcuno che ti aspetta. E questo è il cuore del Salmo. Non sta parlando con un anonimo, sta parlando con uno che vorrebbe conoscere da vicino, che lo attrae, che lo custodisce, ne custodisce i passi. E allora uno sa che un cammino così porta in una situazione positiva. Questo è per entrare nel clima e nell'esordio di questo salmo bellissimo. Però vedete, qui abbiamo già fatto un passo determinante. Io scelgo di mettermi in cammino. Nessuno me lo fa fare. E non ci sono cartelli indicatori e obbligatori. Sono io che la mia vita la voglio intendere, vivere e percorrere così. E non riesci a contenerla la gioia, perché quell'espressione intensissima degli inizi, l'anima mia anela e desidera gli atri del Signore, il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Queste espressioni si spiegano perché qui c'è non solo il desiderio, ma anche la certezza che un cammino così conduce ad un incontro. È troppo poco dire ad un rifugio, ad una meta, ad un incontro. La tua è una preghiera tu per tu con Dio, e l'esito del tuo cammino è Lui, non è un luogo. Neppure il tempio che qui viene celebrato, certo, è importante, e abbiamo sentito e lo sentiremo adesso scorrendo più attentamente alcune espressioni, perché uno sfiduciato non partirà mai, uno deluso non si mette più in cammino, ha chiuso, ha tirato i remi in barca. E invece questa è la forza reale del viandante nell'itinerario della fede, a prescindere dal momento, a prescindere da dove si parte, a prescindere dalla fatica che ci portiamo dentro tutti. Ma io scelgo di mettermi in cammino, pellegrino della fede, viandante. Tra l'altro, ed è piccoli cenni che faccio scorrendo il Salmo, ma poi intuite già, c'è un filo conduttore, una parola forte, fortissima di questa splendida preghiera. Ed è appunto quando pensa al riferimento di luogo, che è il Tempio verso cui il pellegrino cammina, dice al versetto 4, anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio, beato che abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. Parole che ci entrano dentro in tutta la loro freschezza. Parole che incoraggiano e ti dicono il perché incoraggiano. Se addirittura il luogo dove vai diventa un rifugio sicuro che accoglie gli uccelli, le rondini hanno il nido e poi depongono i loro piccoli, il passero trova una casa, ma allora questo è un luogo accogliente, è un luogo ospitale, è un luogo dove sei aspettato, c'è un posto per te. E tutto questo diventa davvero la ragione profonda per la quale tu dici ad un certo punto nella tua vita: non c'è stanchezza che tenga. Anche se avessi buone ragioni, e le ho, per dire di fatica, di stanchezza, di fragilità,
Signore, io a questo cammino non voglio minimamente rinunciare, perché questa è una vettura dello Spirito e lo Spirito è la mia libertà e io non la vendo a nessuno. Io la voglio giocare di mio, perché mi stai a cuore tu, Signore. E questo è un aspetto davvero di grandissima intensità. E questo spazio dove poi tu giungi è luogo ospitale, bellissima l'immagine delle rondini che fanno il nido, i passeri che trovano casa all'ombra del tempio. Ma e prosegue il testo con un passaggio su cui voglio sostare con voi. Il versetto 7: passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente, anche la prima pioggia l'ammanta in benedizioni, cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Leggo due sottolineature, una più importante dell'altra, dove quel passo per la valle del pianto, perché il cammino della vita non può essere luogo sempre protetto e al sicuro, è valle del pianto, dove tu incroci anche la fatica, il dolore, la solitudine tua e di altri, ma appunto tutto questo tu lo vuoi passare, perché quell'arrivare lì, a quell'incontro con il Signore, è la tua forza, è l'ispirazione sorgiva del tuo itinerario. E allora davvero non ti arrendi di fronte alla fatica che incontri, anzi, ed è la seconda cosa che questo versetto dice, anzi, se vai avanti tenendo vivo questo desiderio, anche la fatica non ti sfianca, non ti sottrae il desiderio, anzi, cresce il tuo vigore. Il Vescovo l'ha scelto come titolo della sua lettera pastorale. Ma questo corrisponde davvero a verità. È proprio vero che il desiderio profondo che ti muove ha una forza infinitamente maggiore delle difficoltà con cui tu entri in gioco e con le quali ti incroci. È molto più forte il desiderio, cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Ma intanto allora la strada si è arricchita di volti, di sguardi, di lacrime, di attese, di speranze, di ritorni, di riprese, di soste, si è arricchito di quanto la vita ci dà e dentro la quale tutti noi attraversiamo il sentiero. E questo mi sembra davvero qualcosa che ti fa sentire nella fecondità di un itinerario, tant'è che quando arrivi, bellissimo, del versetto 10, tu ti metti a pregare perché sei arrivato, ma guarda, non preghi più solo per te, oramai hai visto troppi volti, hai incontrato troppe lacrime, hai toccato con mano troppe fatiche, e allora la tua preghiera è a tutto campo, non la rinchiudi. Non la fai unicamente una preghiera per te, diventi davvero cittadino del mondo, perché ti accorgi che questo è il cammino vero della fede. È tuo, è personalissimo,
Magari lo vivi, hai la fortuna di viverlo dentro una comunità che cammina verso il Signore, ma questo non è mai un viaggio in solitaria. Quando arrivi sei pieno di sguardi, sei pieno di volti, sei pieno di storie incontrate, percepite, udite, condivise. E allora la tua preghiera diventa una preghiera ampia, una preghiera ospitale, grande, com'è ospitale il Dio che ti sta accogliendo. Signore Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe, guardo, Dio, colui che è il nostro scudo, che guida il nostro cammino, porgi l'orecchio, Dio, guarda al volto del tuo consacrato. Tu preghi, ma ormai nella preghiera è entrare una folla. Hai scelto di far entrare una folla, perché man mano che ti avvicini a quel luogo ospitale e a quel volto ospitale di Dio, non vuoi proprio perdere per strada nessuno. Vorresti essere lì a pregare con chi è venuto con te, ma con chi hai solo incontrato lungo la strada, con chi hai visto che va altrove, con chi hai visto che è tornato indietro e ha gettato la spugna. Ma tu non riesci a pregare unicamente per te, e questo davvero diventa l'intensità di questa preghiera, diviene una preghiera ampia, a slargo grandissimo, una preghiera che oramai diventa una preghiera del cuore, e il cuore si appassiona per chi vede, per le sofferenze che incontra, per le attese che percepisce, per le speranze che vorrebbe raccogliere, e diventa una preghiera così. E questo come realmente importante, come dono. Ora, quando tu arrivi poi a questo momento conclusivo, perché dici sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa? Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende dei malvagi. Perché dici questo? Eppure, magari lungo il cammino non hai realizzato granché, non hai concluso quello che magari avevi immaginato di poter realizzare. Senti la tua vita sempre un po' come mozzata, come interrotta, come non conclusa. Ed è vero questo, per tutti a qualsiasi età, anche da giovani, anche da adulti, anche da anziani. Ma perché allora dici queste espressioni di gioia? Perché ti dà un senso profondo di pace. Vivere il cammino della tua vita come una strada verso il Signore della vita. Questa è la tua forza. E allora riesci a riconciliarti anche con la povertà della tua vita, con le situazioni non concluse, con i traguardi non tutti raggiunti, con le realizzazioni rimaste spesso soltanto sognate, ma non ancora reali. Eppure, perché sei nella pace? Perché non hai sbagliato strada? Perché sei andato in una direzione buona? Sei andato verso uno che è in attesa di te e che conosce il tuo nome, e ha aperto gli atri della sua casa ospitale, come il suo tetto dà spazio ai passeri dell'aria e agli uccelli del cielo.
Questo a me pare una sottolineatura di grandissima intensità, di grande bellezza. Quindi, vedete, non è solo un momento di preghiera, questo salmo, ma è anche uno sguardo sull'intera tua vita, quella vita che è in atto tuttora, quella verso la quale tu cammini, ti orienti, hai una tensione profonda a giungere e a fartene solidale. E allora mi viene davvero di considerare una cosa che forse è il nocciolo, è la cosa più profonda di questa preghiera splendida, davvero. In fondo questa è una preghiera di chi sta tentando di arrivare al cielo, ma per arrivarci ha bisogno prima di scendere, di attraversare la valle del pianto, ha bisogno di condividere, ha bisogno di conoscere, ha bisogno di farsi solidale, ha bisogno di lasciarsi incontrare. Davvero tu raggiungi il cielo perché prima hai scelto di scendere e di abitare la terra. Non la maledici come un impedimento, invece la guardi come qualcosa che ti ha arricchito il bagaglio di esperienza e di affetti, di ricordo e di sguardo. E allora vai ancora più convintamente verso il Signore della vita, ma ti accorgi che ti ha contagiato questo, ti ha fatto innamorare della terra, della storia, della gente, dei passi tuoi e degli altri, delle fatiche e delle speranze, dei dolori e delle nascite. Ti ha davvero fatto appassionare di tutto questo. Sole e scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità. Ecco, questo è davvero una camminata che te ne fa uscire arricchito e poi ti fa uscire con la gioia di dire: avrò fatto fatica, ma non ho sbagliato la direzione. Questa è la direzione giusta, Signore. Io sono rimasto povero, ma questa è la direzione giusta. Tu lo meriti, Signore, questo cammino umile e tenace nella fede. Questa è davvero una preghiera grande, come vorrei proprio augurarvi di non farla essere una preghiera rara. Ogni tanto questo salmo riprendiamolo, o da soli o con altri, o in comunità, o in momenti di deserto, o in momenti di fatica, ma guarda che davvero ti dà una rinnovata determinazione a continuarlo il cammino. No, io non mi fermo a metà strada, Signore, e non importa sapere quando la mia vita si fermerà, mi basta poterti dire che fino all'ultimo io ti ho cercato e ti ho cercato con tutto il cuore, e che mentre ti cercavo mi sono appassionato di tutti quelli che ho incontrato e li vorrei portare con me nel mio cuore, nella mia preghiera, nella mia storia. E allora questa sì diventa una preghiera autenticamente cristiana. È troppo poco dire che è un salmo per chi sale a Gerusalemme. No, questo è il cammino della vita,
E questo è il bio della vita, e questo è il desiderio nel cammino della vita di arrivare al Dio della vita, ma proprio per questo è un desiderio che sa anche indugiare per condividere, fermarsi per ascoltare, piangere per consolare, sostenere perché vedi l'importanza di un dono, di un gesto così. Ecco, questa cosa a me sembra davvero di straordinaria importanza e bellezza. Tu arrivi al termine e hai una voglia rinnovata di preghiera, e la tua preghiera è più irrorata di quando eri all'inizio, è diventata infinitamente più ricca, più intensa e più profonda. Ecco, questo penso che possa essere proprio dono per tutti. C'è l'immagine del Tempio e domani sarà la festa della cattedrale, della nostra chiesa, del Duomo di Milano. Ma poi è il Dio della vita quello che ci mette così in cammino. Quando finisco di preparare un poco questi momenti che sono di preghiera, che aiutano a entrare, mi piace ad andare a leggere qualche riga, non sempre, poi le trovo particolarmente significative. Questa volta l'ho proprio trovata così, di questo libretto che in tanti magari conoscete, è fatto a due voci da Ravasi, Cardinale Ravasi, e da Padre David Turoldo, no? Pochissime righe, ma quello che scrive all'inizio di questo salmo è: anima mia, canta e cammina, e anche tu, o fedele di chissà quale fede, oppure tu, uomo di nessuna fede, camminiamo insieme, e l'arida valle si metterà a fiorire. Qualcuno, colui che tutti cerchiamo, ci camminerà accanto. Vedi, queste parole tu le dici perché prima hai pregato, altrimenti non le diresti. E perché hai pregato questo salmo, non le diresti, ma dopo, come le dici davvero, volentieri e con intensità. E dicendo la preghiera conclusiva, Turoldo scrive: a tutti i cercatori del tuo volto, noi quindi anche, mostrati, Signore. Tutti i pellegrini dell'assoluto, vieni incontro, Signore, con quanti si mettono in cammino e non sanno dove andare, cammina, Signore. Affiancati e cammina con tutti i disperati sulle strade di Emmaus, e non offenderti se essi non sanno che sei tu ad andare con loro, che li rendi inquieti e incendi i loro cuori. Non sanno che ti portano dentro. Con loro fermati, perché si fa sera e la notte è buia e lunga, Signore. Questi sono anche i regali che tu, senza accorgertene, ricevi quando arrivi al termine di una preghiera vera. Un salmo pregato così, con questa intensità. E così siamo al termine, ma certo vorrei aggiungere una piccola cosa, perché è sabato dopo la domenica scorsa, che era anche la giornata della canonizzazione, 7 canonizzazioni, ma c'era anche Paolo VI. E allora questo dice molto ad una casa
intitolata a Paolo VI, no? Allora, due piccole cose. Il primo è che c'è un'immaginetta dietro a te, c'è come al solito quella di Emmaus, grazie. Ecco, una immaginetta di Paolo VI, e dietro avevamo fatto il ritiro di sabato scorso, questa splendida preghiera di Paolo VI quando era il nostro vescovo, quando era Montini. O Cristo, nostro unico mediatore, tu ci sei necessario. Cristo è colui che ci è necessario. Prendetela. Forse è bello tenerla, perché è una preghiera che magari fai volentieri in più di un'occasione della vita. E allora un piccolo segno, un piccolo ricordo. Confesso anche che la notte prima di domenica, quindi tra sabato e domenica, non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta, ho fatto la notte come tutti, no? Mi ha detto no, ma qui c'è una cosa che bisogna tentare di dire, ho provato, riprovato, riscritto, ritrascritto. Fondamentalmente è questo, dopo la potete leggere, è messo un po', è sul sito ed è messo un po' adesso in tanti posti della casa ed è qua, dentro e fuori, la chiesetta, dove l'intento è questo. E non si può soltanto dedicare una casa a Paolo VI. Una casa così è bene che si ispiri a Paolo VI, è troppo poco dedicargliela. E allora li gustiamo molto di più, momenti, occasioni, opportunità di silenzio, di preghiera, di scambio, di fraternità, li gustiamo molto di più, perché c'è dentro lo spirito di un viandante, di un cercatore di Dio. Montini lo è stato dall'inizio alla fine. E allora anche solo il ritrovarsi in una casa dedicata a lui ti fa venire il desiderio di riprenderlo il cammino, di continuarlo. Mi fermo qui.